Vetrina nazionale oggi a Napoli per le eccellenze della Costa del Mito, prodotto della DMO Valle dei Templi di Agrigento, un momento importante di confronto tra le altre eccellenze italiane del turismo sostenibile, enogastronomico ed esperienziale, come ha dichiarato l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Insomma, un momento di trasformazione ecodigital per un turismo che sia sostenibile, ma con una grande capacità di innovazione. All'iniziativa erano presenti il sindaco e il presidente del distretto turistico Valle dei Templi, che hanno anche annunciato la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura per il 2025. Francesco Miccichè e il presidente della Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. Beh, il turismo sostenibile, il turismo enogastronomico, esperienziale, legato all'arte, alla cultura dei territori, è il turismo che può rilanciare con forza il nostro Mezzogiorno. La conferenza a Napoli, con il contributo di sindaci come il sindaco di Agrigento dalla Sicilia, come il sindaco di Procida, capitale della cultura, il sindaco di Matera, città capitale della cultura europea, e anche l'assessore di Taranto e altre persone, voleva essere e vuole, ed è stato un momento di confronto con l'Università Federico II di Napoli, il più grande ateneo del Mezzogiorno, per rilanciare che cosa? La nostra capacità di una grande trasformazione ecodigital, trasformazione ecologica, trasformazione digitale e un turismo che sia sostenibile ma che abbia anche una grande capacità di innovazione. Questo noi dobbiamo realizzare. E ci siamo dati appuntamento per una serie di iniziative nel nostro Mezzogiorno e sicuramente anche in Sicilia. Oggi siamo qui a Napoli, invitati dal ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, un seminario sull'arte, cultura, cibo. Naturalmente Agrigento non poteva mancare, non poteva mancare per le sue tradizioni enogastronomiche. Abbiamo anche presentato, grazie al direttore La Gaipa, la Costa del Mito, da Selinuntagela con i nostri siti archeologici. Abbiamo presentato anche le nostre produzioni agricole, abbiamo presentato anche i nostri prodotti. E perché no, abbiamo anche preannunciato la candidatura di Agrigento come capitale della cultura 2025. Un incontro proficuo, siamo stati assieme al sindaco di Procida, attuale capitale della cultura, abbiamo avuto degli incontri interessanti, penso che e questo è il preludio per un grande futuro per la nostra città di Agrigento. Questo progetto che noi abbiamo realizzato, che stiamo portando avanti con straordinario impegno, rappresenta poi la materializzazione di tutte le cose che ci siamo detti. Cioè noi ovviamente siamo in corso d'opera, però effettivamente le cose che sono state dette in alcune maniere si sono realizzate e vorremmo farvi vedere poi come queste cose si concretizzano, al di là della progettazione, al di là diciamo delle teorie. Tra Costa e Mito, quindi la Costa del Mito è un progetto di marketing territoriale, noi di fatto ce la siamo tra virgolette inventata, nel senso che come entità geografica non era mai esistita prima, è racchiusa fra diciamo Selinuntagela, che sono due capi estremi di un'area archeologica che quindi ha una sua caratterizzazione particolare, nel senso che è caratterizzata da spiagge molto belle e ancora selvagge. Sono posti dove a Ferragosto ancora ti puoi permettere il lusso di stare a 150 metri dal tuo più vicino di ombrellone, quindi lontano diciamo dalla folla di certe mete turistiche, e che hanno la caratteristica di essere vicinissime a dei siti archeologici di straordinario pregio. Per cui si parte, andiamo avanti, quindi abbiamo la Costa del Mito, abbiamo questo itinerario meraviglioso, si parte da Selinunte, che ha all'interno 5 km di itinerari, il Parco archeologico della Valle dei Templi e Agrigento, che rappresentano diciamo, il baricentro di questa area territoriale, e Gela, che ha diciamo, una storia, l'altro diciamo, estremo, che ha una storia in qualche maniera sovrapponibile a Taranto, perché Gela è stata caratterizzata in tutto diciamo, dagli anni 60 in poi da questa industrializzazione molto, molto troppo permeante. Ancora oggi c'è questo petrolchimico in dismissione, si capisce, lo levano, eccetera, eccetera, ma Gela di suo ha delle ricchezze paesaggistiche, architettoniche, enogastronomiche o archeologiche di straordinaria importanza. Per cui Gela oggi sta cominciando la sua sfida per trasformare la propria immagine, perché per adesso in Sicilia nessuno
francamente immagina di andare a fare il suo weekend a Gela, ma già da quest'estate, con una serie di iniziative che ora brevemente vi racconterò, già da quest'estate noi puntiamo a rendere Gela una località che possa essere attrattiva perlomeno per fare il weekend o perlomeno di passaggio, perché comunque Gela si trova, diciamo, di passaggio, per esempio fra Agrigento e Piazza Armerina e tutta la zona del Ragusano, dove ci sono, no, dove c'è il barocco, Montalbano, eccetera. Andiamo avanti, noi ovviamente cosa abbiamo in questa zona? Abbiamo, questa è la Scala dei Turchi, in tanti la conosceranno già, Scala dei Turchi che, diciamo, è una delle falesie della zona, così per chi fosse interessato alla geologia, sappiate che la Scala dei Turchi è considerata a livello mondiale una di quelle che si chiamano chiodi d'oro, cioè nella geologia, nella storia della geologia, praticamente i chiodi d'oro sono le tappe fondamentali della creazione della Terra. Una di queste tappe, diciamo, si concretizza nelle falesie anche della Scala dei Turchi, e quindi la Scala dei Turchi viene studiata anche, per esempio, dai geologi a livello mondiale.